L'accende? L'accende e conferma, signor Paul. Vai. Così se non è bello ce la prendiamo con lei. Allora. No, boioni, boioni. Che musichina. Guarda là. In ste case qui c'è del bordello, eh. In ste case qua purtroppo c'è del bordello perché comunque anche se non erano case popolari, erano case che si davano pochi soldi. E quindi di certo non ci venivano persone, avvocati, ragionieri, era tutta gente della bassa, piena di nervosismo, che non arriva a fine mese, e questi palazzoni qua diventavano veramente delle pentole a pressione dove non bastava niente per far saltare il coperchio. E qui nasceva anche la delinquenza. Crociere sud, serve da come un dormitorio. E se dovessi fare un disegno? Cioè, c'è un'apatia proprio generale. Come vedrei io Mirafiori Sud? Non lo vedrei in nessun modo. Mirafiori Sud, Mirafiori Sud pare una montagna, non so. Una montagna con tanti alberi, tutti uguali. Però girare la pagina e fare poi gli alti e i bassi. Non lo so come spiegarlo. Siamo tutti uguali finanziariamente, però c'è qualcuno che vuole. C'è almeno una certa massa che vuole prevalere su un'altra massa per non sentirsi come gli altri, capito? Automaticamente sono stato anch'io influenzato perché c'erano i drogati che fumavano il fumo e io volevo essere un eroinomane, perciò automaticamente ero più apprezzato dai drogati, ero diverso, conoscevo gente che rischiava veramente la galera, gente che guadagnava soldi. Thank you.
stessa cosa che ho pensato anch'io. Questi due che hanno intervistato comunque stavano abbastanza bene. Li vedevi anche da come erano vestiti e da come parlavano. Esatto, ottima osservazione. Ci vorrebbe un restauro d'audio per queste robe. Esatto, signor Divino. Esattamente. Dicevano, ciao, e va là, e va a fare schifo a Bologna. Possiamo farti due domande? Siamo della televisione. Ma what the fuck in tal cool? È un quartiere che ha e non ha delle strutture. Si può chiamare dormitorio, si potrebbe chiamare un quartiere con possibilità e prospettive di insediamenti e di caratterizzazione sociale. Non c'è assolutamente nulla che consenta un incontro, il sorgere e lo svilupparsi di un'attività che accomuni anziché isolare la gente. Ci sono invece strutture che potrebbero essere messe al servizio del quartiere e sono soprattutto le strutture di carattere sportivo. Ce ne sono molti nel nostro quartiere di attrezzature di carattere sportivo, ma anche queste sono chiuse al quartiere, sono privatizzate, nessuno ci può andare, non si può. Come è sempre stato, anche qua da noi, se c'erano delle attività sportive comunque erano chiuse, potevano andarci solo alcuni che non ci andavano mai, piuttosto le hanno fatte marcire. Campi da tennis privati, ci andavano tre persone in croce, sì o no, li hanno fatti marcire, tant'è che sono inutilizzabili ora. È tutto sempre stato gestito male, non c'è mai stato niente per i giovani. E se non c'era lì, figuratevi quali paesi un bordel che non vi dico. Se le cose ci sono, non sono aperte a tutti. Possono usare. Una comunità chiusa in questa realtà, senza possibilità culturali, senza possibilità di incontro e di dibattito, di dialogo dei problemi della comunità, dei problemi sociali, dei problemi della società, dà luogo ai fenomeni che l'emarginazione, fenomeni. Guarda, a Comacchio Paul c'è stato un prete che era ben voluto da tutti, che aveva fatto un circoletto con i soldi della chiesa, è riuscito a tirare su una specie di container un po' più grande, fatto di legno, una casetta, diciamo. E dentro c'erano tutti i giocattoli per tutte le età, fino ai 10 anni, però i ragazzi andavano lì fino ai 16-17 anni. Dove vai? E vado dal don, che lì stavano bene, erano accolti e tutto. Poi quando è morto questo hanno chiuso anche il centro, basta, fine, è andato tutto in malora. Bisogna avere la voglia, la costanza di mettersi lì, star con i giovani, capirli. E mi ricordo che ogni volta che saltava fuori un discorso, che c'erano dei problemi, che c'era qualcosa, adesso ne parlo col don. Prima di parlarne a casa ne parlavo col don. E aveva la mia età. Io non lo conoscevo questo don perché ero di un altro paese, quindi non lo sapevo. Io l'ho imparato solo alla fine chi fosse e tutto quanto. Ma tutti i ragazzi andavano lì da sto don. Per ogni cosa erano lì dal don. Ed era bello perché c'erano ragazzi di tutte le età lì. Lì. Erano tutti lì. Peccato, 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 veramente. Chiuso quello è andato tutto puttano. Non è andato per i fatti suoi. È stata una perdita per quel quartiere di Comacchio. E non solo.
No, il lancio del pannolone anche lì lo fanno solo i ricconi adesso. abbastanza diffusi di delinquenza giovanile, fenomeni di droga che si insediano nel quartiere. Poi mi chiede che più del 15 kg e bisogna partire qualche settimana prima. Spero che i miei fiori su, dico, che non crescono, dico, a caso, ma che sono il frutto, dico, di scelte politiche precise, dico, attuate, dico, negli anni passati, che vengono attuate anche oggi, che miravano e mirano al totale isolamento, dico, della gente, dei lavoratori. E chiaramente, poi, dico, se le scelte politiche a livello nazionale non si fanno, dico, scelte tipo quelle così, dico, livelli occupazionali, dico, posti di lavoro, inserimento dei giovani, non si fanno nei quartieri tipo Miratori Sud, dico, hanno dei riflessi molto maggiori, proprio perché, dico, sono quartieri dove si vivono maggiormente certi fenomeni, dico, si vivono i fenomeni, dico, dell'immigrazione, che contribuiscono a creare un tessuto sociale molto disgregato, molto, molto confuso, dico, dove molte esperienze difficilmente si riescono, dico, ad amalgamare. Di conseguenza questi sono Compra i trenini giocattolo per farli distruggere quei sassi, bambini. terreni molto facili, dico, per il dilagare di fenomeni come la delinquenza, come la droga, come la prostituzione minorile. Ci sono a Torino 62.000 operai a cassa integrazione. Ci sono in questo momento, a tutt'oggi a Torino, 13.500 e tanti licenziamenti. E se non si mettono a posto i problemi della Singer, della Riber, dell'Astra, della L. Zerbone e di altre decine di aziende, lo sto qui a citare, nel mese di febbraio avremo 80.000 a cassa integrazione e 22.000 disoccupate. Ed allora i giovani e noi, che l'abbiamo spinto in quella direzione, noi quando abbiamo preteso la scuola dell'obbligo, quando abbiamo generato lo sviluppo di questi istituti professionali che sono in funzione di una logica neocapitalista, perché non perfeziona sul piano professionale e culturale l'uomo, ma crea lo strumento da soggetto per essere sfruttato. Queste sono le cose che la scuola oggi in Italia fin oggi ha generato. Provi a leggere negli annunci economici, no? Cercasi giovane manovale magazziniere. Lei vada a presentarsi in quel posto di lavoro e vada a trovarsi 50 persone prima di me. E lei dice no, la giovane non ha voglia di lavorare. Ma dico, dal 67 a dopo, dico, con la nascita dei movimenti studenteschi, dico, queste cose qua, dico, ebbe i giovani, dico, hanno fatto vedere quello che sono realmente. Dico, i giovani non sono, dico, solamente quelli che si divertono, come dicono molti, così, a rubare la macchina, dico, cioè, o farsi così la fumata di hashish, non è assolutamente vero. Dico, i giovani sono oggi quelli che reclamano, dico, un certo tipo di partecipazione, quelli che reclamano un certo tipo di governare, dico, su un modo di governare che non sia basato solamente su scelte mafiose e clientelari. A me non piace la posizione del tizio che dice, vabbè, è tutto un mondo di merda, l'unica cosa che faccio è mi drogo, faccio gli affari miei. E in questo modo si fa proprio il gioco contrario. La droga chi è che te la vende? La droga te la vende il commerciante, te lo vende il capitalista che lì sopra ha dei grossi interessi. Il fatto che la legge sia stata per lunghi anni quella che è stata è perché difendeva certe persone, certi interessi economici, né più né meno. Una volta, per esempio, la droga era lo strumento a cui ricorrevano solamente i ricchi o certi ricchi degenerati. Oggi è diventato di conseguenza Degenerati. il veleno anche delle classi meno abbienti. Voi non ve ne siete mai accorti, ma voi vecchi, voi anziani, come noi giovani, viviamo nella droga. Perché non credete che soltanto quelli che prendono anfetamine o prendono cocaina o bucano siano drogati? No, perché la droga la vedete dalla televisione. Vi siete mai accorti che la televisione è una droga? Vi siete mai accorti che il vino è una droga? Gli spettacoli sono una droga? La pubblicità è una droga? E allora, se non sapete queste cose, non potete accusare delle persone che sono solo malati e basta. Non è discorso, signore mio caro, è qui che vi vogliamo voi che accusate i giovani. Qui voi accusate i giovani. Non vi siete accorti che avete vissuto 40 anni sempre nella droga? No, quello mi sembra un pochino esagerato. Quello è un po'. Mi sembra un pochino esagerato. Thank you.
sonoro che scatta nel gruppo quando riguarda drogati, cappelloni, sporchi, pieni di pulci. Sì, ma poi non esageriamo con l'emarginazione dei drogati, perché, cioè, ci avranno chiamati drogati per quanto volevano, però, cioè, non è che ci chiudeva in una gabbia, no? Via animali. Cioè, non esageriamo, anche perché a noi, penso, questa cosa non sia mai interessata, no? Il fatto di essere emarginati. Io non mi considero tale, almeno tra gente che abita a Mirafiori, no? Poi dalla città sì, è chiaro, siamo proprio ai confini. Devi prendere il pullman che è sempre pieno per andare in centro, se vuoi fare qualcosa, no? Se vuoi divertirti. Che poi non è neanche possibile divertirsi neanche in centro, perché Torino è proprio è una città industriale, una città industriale che c'è poco divertimento, poche cose qui andare. Per quanto riguarda la droga, dovrebbe essere arrivata circa 4 anni fa, no? Cioè dei ragazzi nuovi che sono arrivati con un altro nucleo, sono venuti qua, avevano i capelli lunghi, tutti gli altri se li sono incuriositi, loro avevano già avuto le esperienze in Torino. Cioè cosa che questi di Mirafiori non potevano avere perché, cioè, erano proprio emarginati, no? Si può dire, anche proprio come punto della città. Allora quelli sono arrivati, non so, con uno spinellino, con un po' di droga, l'hanno fatta provare agli altri e non so, uno per uno sono arrivati a prenderlo, no? Ma poi da un operaio, no? Cioè, ai problemi nostri, i genitori non si possono interessare perché non li tocca. Ma perché non li tocca? Eh no, cioè loro hanno il lavoro, escono dal lavoro, vanno a casa, cioè la loro vita è quella, no? Non si interessano a cose culturali, così. Ma in famiglia, per esempio, nel quartiere se ne sbattono. Effettivamente non si trova molto sul sud. Ho già cercato. Si trova molto poco e niente. Arrivo subito. Faccio rientrare il cane come al solito. Perdono i drogati, ma non mio padre. Lo dice mia madre, più che altro, no? Ecco tua madre, no? Che rapporto hai con te? Ma nessun rapporto, cioè ci scontriamo e basta. C'è solo come la vedi come persona? Come persona? Beh, è un ignorante che non capisce appunto niente. Che non sa cosa vuole. Vorrebbe che facessi tutto quello che vuole lei. Sì. Però non sarebbe mai contento su questo, perché appunto non sa cosa vuole. E tuo padre? E mio padre su questo soccombe un pochettino, io gli do contro questo. Perché non ci può fare niente, non può mandarla via. Non può mandarla via appunto perché deve mantenerla. Non so cosa dire. Poi cioè, gli ho dato abbastanza consigli su quello che deve fare, però li trova sbagliati. Cioè cosa gli hai detto? Cioè, io l'avrei mandata volentieri in molti manicomi. Non gli avrei dato i soldi per fare la spesa. Perché non è che faccia una spesa decente, no? La fa per farla, quando ne ha voglia. Se no non la fa. Cioè, arrivo a casa, per mangiare me lo devo fare io. Il fratello, se non ci sono io, se lo deve fare lui. Perché lei sta a letto. Dice che sta sempre male. Lavare devo lavare io, quindi. Ah no, dei miei problemi, no? No, assolutamente. Mai provato? No, perché penso che a risolverli, cioè possa essere solo io, capisci? Sì. I miei problemi personali, poi i problemi per quanto riguarda Mirafiori Sud, non so. Mio padre se ne sbatte, no? Mia madre, te l'ho già detto, ha i suoi lavori, deve guardare sei figli, deve fare lavori in casa, perciò non ha tempo. Cioè se posso risolverli, li risolvo fuori con i miei amici. Ma cioè, te l'ho detto, per me chi si droga, non so, è una questione semplicemente personale, almeno secondo me. Cioè, uno ha voglia di farlo e lo fa. Magari, non so, arriva solo all'hashish, cioè arriva anche all'eroina e si rovina la vita, non so, e fa finire in ospedale o fa qualcos'altro. Comunque per me è una questione solo personale. Il problema del lavoro c'è, per noi come ci sono per gli altri che abitano in altre zone. Certo. E comunque... Tu vuoi sapere chi di noi lavora solo lui. Ecco, grazie, ma magari tu puoi spiegare che lavoro sei. Io faccio un lavoro schifoso. Faccio un lavoro schifoso perché devo convincere la gente a comprare della roba. Che è una roba che non gli serve un cazzo. Però io devo convincere. Mentre si preferirebbe invece che ci fosse un lavoro
C'è pizza, io almeno preferirei andare a lavorare in una fabbrica che piuttosto. Buonanotte. Buonanotte. Magari. Struttura, per esempio il centro sociale. Ne abbiamo bisogno perché l'oratorio non si può andare. E poi ne abbiamo bisogno per fare qualcosa di culturale. Al centro sportivo di vai, come si dice, un giro chiuso. Cioè chi ha la possibilità di entrarci e chi no. Per esempio io non avrei la possibilità di entrarci. Perché? Anche se non mi interessa. Perché non avresti la possibilità di entrare? Ma perché visto che dovrei frequentare cioè, un certo genere di cose che non mi vanno. Cioè? Cioè dovrei frequentare la chiesa, visto per entrarci. Ah, la chiesa. La chiesa, mannaggia. Appunto col discorso dei preti, fatto dei preti, no? Preti appunto mi trovavo da piccolo sempre stato insieme, davo gli esercizi spirituali, davo tutte quelle balle varie, no? Quando appunto ho perso mia madre che tra l'altro appunto è stato un colpo duro per me perché mancanza di affetto che mi ha riportato per parecchio tempo. Allora andavo a mangiare da questo parroco. Un giorno ci portò gli esercizi spirituali, no? Tutto il gruppo. Beh, è successo un puttanaio. Un puttanaio? Gli esercizi spirituali consisterebbero nel stare in concentrazione, così meditare il Signore, fare delle discussioni, lasciare... E lui parlava, no? In queste discussioni. Lui parlava e noi dovevamo stare tutti zitti. Cioè, non dovevamo... Poi magari ci dava dei foglietti a uno... dire quali cruci hai, quale cose, io non le compilavo mai, mi rompeva, cosa gli devo dire? E poi si andava da lui magari a discuterne. Dunque la mia vita ebbe una svolta quando persi mia madre, appunto. Persi mia madre e allora me ne andai di casa perché ho degli scontri con la scuola, scontri con tutto. Cioè io sono stato sempre di solito un ribelle per natura. Davo sempre contro tutti. Allora davo in giro, no? E conobbi appunto questi amici qui che soprannominati hippies. Mi piaceva le loro ideologie, mi piacevano il suo modo di vestire. D'estate andavamo sempre via insieme, questo. E andai in Olanda. In Olanda lì ebbi la mia prima esperienza fatta di droghe. Beh, appunto era un mondo diverso, un mondo rosa. Un mondo rosa dove tu stavi bene, te ne fregavi di tutta la realtà. La droga è questo. Dovrando quale droghi, no? Sei sempre tu. Però psicologicamente dà influenza. Quindi sembra una cosa grande la droga e tu sei piccolo. Quella appunto è un'esperienza negativa. Perché è come se fosse il padrone che sfrutta te. Invece quando la capisci sai maneggiarla e allora non è più un pericolo per te, quando magari cadi in paranoia, perché sai che sei tu che c'hai dei problemi e quindi devi risolvere quei problemi. Però non li risolvi quando sei dentro, devi esserne fuori. Però anche col lavoro, essendo un ribelle, che andavo sempre contro i padroni, perché... stavano sul culo con le loro istituzioni, appunto, sul lavoro, sfruttamenti. Venni licenziato come primo impiego, venni licenziato. Beh, non rendevo, andavo un po' piano col lavoro. E allora se la prima volta siete per lavorare, non lavorai per parecchi mesi e continuai appunto a drogarmi, ma poco,
poco, allora quel tempo non dava molto. Poi conobbi un altro appunto lì a Mirafiori, e mi propose di entrare con lui in commercio. Entrai con lui in commercio, allora ce l'avevo fumato tutti i giorni. È stato un periodo appunto che ero dentro forte. Ma quando ero stato arrestato appunto, che... Che mi hanno visto mentre mi stavo facendo un joint, prima che iniziasse lo spettacolo. Allora mi hanno preso... Ah, questo parla di carne. Mi hanno dato spaccio, anche se non esistevano prove. Soltanto una montatura, no? Lì dentro mi hanno tenuto 12 giorni nelle camere di sicurezza. E mi facevano degli interrogatori, specialmente la prima notte, no? Mi chiamavano, cominciavano a chiedere il nome, poi cioè, ti buttavano giù anche moralmente, no? Beh, fai schifo, sei una merda, cosa fa di fronte a tuo padre? Poi sembravo ragazzo, cambiavano le cose, no? Vedo che lavoravi alle poste, a casa tua abbiamo trovato delle altre domande. E poi dice, cambiavano di nuovo, fai schifo, sei una merda. Se invece poi ti facevano i soldi tra bocchetti, mi sa di sì, eh? Mi sa di sì. Consenti se tu ti dici certi nomi o ci dici dove noi ti portiamo. Sicuramente sì. Chi è, dove è questa roba, e poi ti lasciamo andare. Beh, io continuavo a negare che non so niente, appunto nel piccolo commercio non è che hai tanta roba a disposizione. Oggi particolarmente sono felice. Questo lo prometto già subito in partenza. Sto male quando non lo so, quando non vedo le cose che girano come dovrebbero girare. Non so, il fatto di vedere triste un mio amico, o mia madre, o mio padre, o la mia ragazza anche, ciò mi porta a star male veramente, perché penso che loro hanno i loro problemi e io non so se riesco a risolverli o no, ecco. Cioè, il fatto mi fa star male veramente. Personalmente dico una cosa, che qui a Mirafiori c'è la droga e difficilmente si riuscirà a levarla. Cioè anche con qualsiasi tipo di discorso ci si riesca a portare, perché sia la chiesa che la gente del quartiere, essendo un quartiere proletario, a un certo punto ognuno pensa individualmente, cioè ai cazzi suoi, in poche parole. Qui a Mirafiori subentra tutti i giorni automaticamente la monotonia, perché eri monotono, veramente monotono. Stesse fasce, stessi volti, all'oratorio di fare la stessa paranoia del prete, della gente che tu non puoi salire sul muretto perché rovini l'estetica di fare della chiesa. La chiesa era molto amata. E dentro non puoi tenere la donna sulle ginocchia perché di fai scandalo. Sono cose insensate che non si riusciva ad ammettere, allora automaticamente vuoi evadere da quel tipo di sistema che si era creato qui. E sono evaso male perché sono capitato in Piazza Castello, che in Piazza Castello gli fa, sono stato a finire male, gli fa bucato, vomitato, sono stato male, ho pensato, mi sono trovato in una situazione veramente imbarazzanti. Cioè io in poche parole, anche dopo tanto tempo che avevo fumato, l'eroina la sentivo, sapevo che dovevo provarla, perché il mio carattere mi portava all'eroina, non lo so. Però non sapevo quando lo dovevo provare, il momento adatto per provarlo. Il momento adatto mi è venuto quando veramente ho cominciato a girare tanti soldi in tasca e non sapevo cosa fare di questi soldi. Cioè, gente che veniva a chiedere del fumo, dell'hashish, io gli davo dell'erba, tisana, della farmacia, purgativa, cioè questa non ha importanza. Roba che pagavo 1.000 lire, riuscivo a farmi 60-70 mila lire. Dio buono! Certo, gli faceva i pacchi, oh. Gli faceva i pacchi, signor Paul. Gli faceva i pacchi, dica qualcosa, signor Paul. Si dissoci dai pacchi. C'era tanta gente che provava l'eroina, no? E vedere sta gente che si formavano i nuclei, no? E discutere sul fatto che questa è più buona, quella è meno buona. Mi sentivo inferiore, no? Il fatto di sentirmi inferiore mi stavo sul culo, perché automaticamente prova le stesse cose. Madonna. Che fiori. C'è 2-3 buchi, 3-4. Tutto dipendeva da come giravano i soldi. Tutto lì. L'eroina è favolosa, perché non puoi dire che fa schifo, perché
dire che fa schifo, no? Se poi si guarda il lato politico, il lato sociale, l'eroina è una fregatura, perché ti porta proprio a non pensare ai problemi, alla realtà, ti porta a pensare solo a te. Quelli che ti circondano ti portano, cioè li vedi in un modo strano, li vedi... Vero, poi una volta era più facile fare i pacchi, magari proprio perché non c'era informazione, niente. Cioè questo dava dell'erba curativa. 1000 lire ne guadagnava 60-70 mila, cioè dai raga. Genio del male. Li vedi solo portatori di denaro, li vedi nemici, li vedi poli, li vedi fessi, mentre loro hanno anche loro i loro problemi, non come i tuoi, ma li hanno diversi, capito? Se veramente è l'aiuto di qualche persona, a me mi ha aiutato la mia ragazza a non bucare più. Siamo andati al gruppo Bele. Il gruppo Bele non è che ha fatto molto per noi, perché il gruppo Bele ci ha solo trovato all'ospedale. Poi i soldi li abbiamo scanciati noi, perché mia madre ha pensato a tirare fuori i soldi, le 20.000 lire giornaliere dall'ospedale. E mia ragazza mi ha detto: Michele, non bucare più, perché io e te dobbiamo vivere insieme, dobbiamo farci un'altra vita, dobbiamo finirla di drogarci, di fare sti casini qua. Mi sta sul culo perché va all'artistico, perché lì sono tutti mandrilli. Gli ho detto: fai quest'anno, poi non vai più a scuola e ti faccio un culo così. Eh? Sono gelosissimo. Non so, questo sarà un sangue meridionale, sarà quello che vuoi, ma guai. Anche vederlo parlare con un altro mi dà fastidio, perché non lo so il perché magari lo so, ma non lo voglio dire. Lei è uno geloso, signor Paul? Il fatto che non riesco a inserirmi veramente nel lavoro, cioè non è un trip tutto mio. E questo penso un po' quello che pensiamo anche noi, quello che pensavamo anche noi. Non essendo abituato, cioè ho lavorato pochissimo. E ho voglia veramente di inserirmi nel lavoro, perché col lavoro si può arrivare a qualcosa anche. Sono trovato lavoro in un ristorante, in questo ristorante era vicino alla Rai, erano tutti borghesi. Appena il primo giorno che sono andato, tutti che mi guardavano non riuscivano a muovermi, a sbloccarmi dal mio io. Capisci? Io sono cameriere, devo fare il cameriere, queste cose non mi entravano in testa. Io dicevo... parlo, a parte cose materiali, che anch'io lo so tantissimo, ma di una ragazza... o degli amici no, la ragazza boh, se me ne dà motivo, ma dipende. Io sono Michele e non sono un cameriere, io sono un eroinome, un ex eroinome, sono tanto, e questo mi ha portato a farmi licenziare subito il secondo giorno, a parte che le ore erano tante, andavo la mattina alle 9 e smettevo all'1, 2, riattaccavo alle 3:30, spelare patate, parecchiare la tavola, poi smettevo all'1:30 del mattino. Andava bene quando riuscivo a prendere il Puma, se no mi toccava prendere il taxi. Questo l'ho fatto per 2 giorni. Subito dopo una disintossicazione, questo tipo di lavoro non mi andava per forza bene. 5 mesi per trovare questo lavoro che adesso ho, i casini di famiglia, il fatto che io ero un vagabondo, mio padre con l'ernia, con questo e con l'altro, doveva lavorare. Tutte le sere mi dicevo che io ero un testo di cazzo, che ero questo, ero l'altro. Salve Croma! Ah! A grande mister, grande! Come sta? Sta bene? Faccio il gommista e non è un'impresa molto facile fare il gommista, veramente, perché il gommista non si limita solo a riparare una gomma, bensì alla vendita, perciò automaticamente sei un commerciante, un venditore, e devi avere lingua e... la devi menare, io queste cose non le so fare, perché sì, la so menare, però cioè non riesco a guardare bene negli occhi i clienti, queste cose qui, però non sono ancora a posto con i libretti, cioè lui mi ha detto che non può, perché è un artigianato. Non... Che è successo? Non può mettermi a posto con i libretti. Incidenti? Oddio, sei fatto male? Sei fatto male? Ah, io solita vita... né bene né male, sempre al centro, ti tiro avanti. Io gli ho dato ragione, perché mi sbatto le palle. 25.000 mi sembrano abbastanza. 25.000 lire? Mi sembrano abbastanza, non sono mai riuscito a prendere 25.000 lire. Cioè, mi sembrano tante, me le tengo buone e buone. No, in un mese? No, la settimana 25.000 lire. Un mese vengo a prendere 100.000 lire. Infatti oggi si è sbagliato, ho mancato una giornata, me ne ha date 25 invece di 20.
Non ho detto niente, mi hanno detto. Ho visto solo il post, ma non ho letto i motivi, non ho letto il perché e il per come. Certo che un attentato non è mai un buon modo, anche perché si fa della violenza sulla vita di un'altra persona, quindi già da lì non posso pensarne bene. Madonna, avete visto come erano fitte le macchine nel parcheggio? E mancano carri domestici. Quanto qua in questo ghetto qui a Mirafiori Sud, in via Plava, non abbiamo infrastrutture per risolvere certi problemi di questi abitanti. Allora già questo in prima condizione che manca. Cioè si è preferito 30 anni di politica democrazia cristiana a varare un piano economico basato solo sull'automobile. Vediamo che in Italia siamo ricchi di automobili e di autostrade, mancano case, mancano asili, mancano direttamente quei collegamenti che al giovane ci vuole. Il discorso della droga è qui che va discusso. Prima di tutto, il giovane che si droga deve essere ricercato, reinserito nella società, non escluso, allontanato. Ci devono essere case di cura, ma non case di cura psichiatriche, ma case di cura culturali, di far capire che non è in quel criterio che risolve i problemi, il suo malessere. Quello che lui dice della società, bisogna... No, sentiamo tutti i giorni per televisione sentire dire che la colpa dei drogati e dei giovani. Alla prossima, Crova. Saluti, signor Lupetto. Della società, non intanto in senso astratto della società. Prendiamo per esempio la Fiat, i ritmi del lavoro. Anzi, dica se può rientrare sul gruppo Telegram, avrei piacere di salutarlo. Di lavoro fatti 4, 5, 6 anni fa, hanno costretto una serie di giovani per forza di cose a prendere la droga perché il ritmo di lavoro non permetteva di sopportare certe cose. Cioè io penso, secondo me, che bisogna andare alle radici della droga, non basta dire chi la spaccia la droga, chi la prende, perché bisogna andare alle radici a chi fa comodo questa droga. E la delinquenza, anche la delinquenza, a qualcuno fa comodo che ci sia la delinquenza, per deviare i problemi veri. Io porto un esempio, no? Vedo dentro la Fiat, se per esempio c'è 20 o 30 operai che parlano nei gabinetti, che discutono, perché discutono di sport? Passa la guardia, passa il capo squadra o manco della squadra, nessuno dice niente, perché finché parlano di sport vanno bene. Invece se si parla di problemi di lavoro, di problemi della società, di scuola, di tutte le cose che servono, sei subito fregato, o le guardie prendono il nome o ti fanno la multa o questo o quest'altro, o ti dicono abbandona i posti di lavoro. Abbiamo anche visto nella scuola che ci sono stati dei giovani che hanno dovuto drogare perché la scuola gli insegnava sempre a diventare il primo della classe, il più in gamba, via dicendo, che anche questo ha dovuto portare, come si chiama, ha dovuto portare per via di cose a prendere la droga. Quando si legge che in una determinata scuola gli insegnanti hanno allontanato un bambino di... Qua parlano di prendere le sostanze per riuscire a star dietro agli orari di lavoro. Beh, sì, anche qua da noi magari c'è il problema nelle cucine
cuochi, camerieri, fanno un sacco di ore, ricorrono alla pippata. Conoscevo dei chirurghi un sacco di ore, pippata. Chirurghi ne ho conosciuti veramente, quei lavori che si fanno un sacco di ore e bisogna stare molto concentrati, ricorrono all'aiutino, però per fatica fisica e cose succedono più nei paesi quelli, Colombia, quei paesi lì, ecco, per far fronte alla fatica fisica e tutto il resto. 7, 8, 9 o 10 anni, e hanno anche questi insegnanti fatto pressione affinché i genitori degli altri alunni si schierassero su quella posizione per allontanare questo bambino. Ora io chiedo a tutti i padri, a tutte le madri, ma come può un figlio di 8, 9 anni essere un figlio impossibile? Sì, dei figli a scuola, sono andati a scuola a parlare con mio figlio e mi diceva quello. Discusso, dopo un certo periodo che discutevamo della droga, su due o tre si sono staccati, perché lì bisogna stare attenti anche, e gli offrivano chi voleva prendere la droga, a poco prezzo gliela davano, e l'hanno respinta perché molte volte ne hanno discusso, si sono resi conto di quello che vuol dire droga. Per fortuna in quella scuola lì sono abbastanza maturi i ragazzi per capire certe cose. Allora l'hanno cacciati fuori di scuola questi qua. Dove vado io a come si chiama? Se io sono un padre di famiglia che devo andare a rivolgermi a qualcuno perché mi droga lo figlio, chi va? Oggi te lo vedi che nei quartieri non c'è nemmeno gli ambulatori per curarci la salute, altro che parlare di queste cose qua. Sì, sarebbe una possibilità oggi, forse se viene fuori, con l'istituzione dei consultori che verranno adesso, in tipo campo regionale, credo che ce ne sia 36 o 37, ora qua si tratterebbe di porre il problema, che non solo il problema della donna per quanto riguarda tutto lo stato della famiglia, via dicendo, ma che ci fosse anche inserito anche in questi consultori il principio di poter fare come si chiama, la possibilità di avere di drogare i figli, ecco. Bisogna non smettere mai la lotta intrapresa dal 69, quando le masse dei lavoratori hanno incominciato a rivoltarsi contro questo tipo di società di sfruttamento, ecco. E dopodiché bisogna continuarla e portarla avanti, quindi non è che la soluzione la troviamo cambiando il governo o andare a sostituire l'uomo, ma andare a sostituire il metodo di governare una nazione. Dio. Volevo vedermi un pezzo anche di questo. E cosa significa per lei essere presente a questa manifestazione? Significa che ci riuniamo tutti quanti a lottare affinché il governo si sente, che fino adesso non si è smosso mai, non ci ha guardato per niente, non ci ha sentito per niente. Io appartengo alle mamme della palestra di Prima Valle. Ah, tra l'altro, Paul è morto. Quello di Pagami Stronzo, Carletto, io non l'avevo riconosciuto, ma era uno famoso che si faceva chiamare Generale Massimo, che stava nella saga di John Doe. Quando me l'hanno detto l'ho riconosciuto e ho collegato. Signora, quando lei ha saputo che suo figlio era un tossicodipendente, cosa ha fatto? Come è intervenuta per cercare di tirarlo fuori da questa situazione? Niente. Quello che faceva Carletto, quello grosso di Pagami Stronzo. Come faccio a farti vedere? Aspetta, adesso ti faccio vedere. Adesso ti stavo solo pensando come farti capire meglio, perché sicuramente l'avrai visto. Questo faceva il generale Massimo contro John Doe e contro quelli lì una volta. Solo che era ingrassato tanto, io non l'avevo riconosciuto. Eccolo qua.
YouTube. Buongiorno, niente, sto qui al quartiere del caro amico nostro John Doe. Vi ricordate i video vecchi? Mi ha detto che se entrava al quartiere suo mi avrebbero menato. Ecco, allora sto al quartiere suo, vedete le case popolari dove abita, con tanto le magliette scritto Legione Felix e Generale Massimo, gli avrei spalle, potete vedere. Non l'hai mai visto? Una volta era abbastanza famoso per i dissing. Quando io, cioè, la mia è una femmina, non è un maschio. E purtroppo la femmina è peggio del maschio tante volte. Cioè, da quel giro, quando me ne sono... È vero, purtroppo le ragazze in certi giri, come si dice, fanno peggio quasi dell'uomo. Tirano fuori tutta la forza che hanno. Sono accorta, non sapevo dove sbattere la testa, non sapevo proprio dove sbattere la testa. Di conseguenza, un giorno ho letto un giornale, sinceramente mi sono rivolta alla Lenant, devo essere sincera. Mi hanno risposto, mi hanno detto cerchiamo di formare gente per vedere chi ha questi problemi. Abbiamo formato a Prima Valle un gruppo di persone che potevamo finalmente... dire, perché prima c'è la paura, c'è la vergogna, come tante altre, come adesso, tutta questa gente. Qui dove stanno tutta questa gente, tutti queste madri di questi drogati, che a Roma ce ne stanno tanti. Stanno zitti, queste mamme. Ecco che stanno. E c'hanno paura di affrontare il problema. C'hanno paura di affrontare. Ce n'ho due. Tutti sistemati così. Due. E stanno tutte e due. Il padre e tutte e due hanno cominciato. Senta, ma lei come fa ad andare a dipendenti? Lavorate anche nella comunità? No. Signora, qual è stato il suo problema con il suo figlio? È stato grandissimo, 6 anni di droga, è una figlia. Ne è uscita dalla droga? Sta uscendo, sta in comunità da 8 mesi. È stato facile entrare nella comunità? Facile, ma bisogna convincere i ragazzi prima. Cioè, ha trovato... Entrare è facile, perché trovando la strada, ma convincere i ragazzi a entrare in comunità non è semplice. Sì, è quando non si sa l'identità ti mettono, esatto, quando non sai l'identità mettono John Doe. Come è stato possibile? Perché è stata molto malata, è stata un mese in ospedale che stava malissimo in fin di vita, e allora piano piano ha capito, è riuscita a capire qualche cosa e poi si è convinta tramite un vescovo di Assisi. E si è convinta per la comunità. Sono la mamma di un ex tossicodipendente. Sono 2 anni che sta in comunità e dalla droga si esce. Divulgatela questa cosa. Ci vuole la volontà del governo e di tutti noi, e che le mamme escano allo scoperto. Questo è l'essenziale, che non si nascondano come struzzi. Perché le mamme si nascondono? Beh, veramente anch'io i primi tempi mi vergognavo, però con la vergogna non si fa niente, non aiutiamo i nostri figli. Grazie, signora. Ci aiutiamo solo a morire. Voi siete dei sindacalisti, come mai oggi siete presenti a questa manifestazione? Siamo presenti perché il problema della droga e quindi la lotta contro la mafia e la camorra riguarda anche il mondo del lavoro, i lavoratori, la società italiana. Quindi come sindacato dobbiamo essere presenti anche noi, come lavoratori soprattutto. Mi è piaciuto partecipare a questa manifestazione perché è un passo avanti, diciamo, per la lotta contro la camorra, contro la droga, che investe molti giovani. I giovani, che questi drogati poi commettono un peccato di gioventù e finiscono per pagarlo caro e salato, questo peccato di gioventù. Ci paga anche a questa manifestazione, perché? Ma forse perché il problema non è molto ancora sentito. Eppure colpisce quasi tutte le famiglie del paese. Molta gente è contro i drogati, molta gente margina i drogati, questo è un modo sbagliato, capito, di comportarsi. La diffusione dei fenomeni mafiosi e camorristici ha poggiato le sue basi sulla diffusione dell'eroina e della cocaina. Si tratta di due droghe che si prestano bene ai grossi guadagni che le organizzazioni criminali richiedono. La caratteristica principale dell'eroina è quella di provocare nel consumatore uno stato di dipendenza fisica che rende estremamente difficile fare a meno della droga. Nella maggior parte dei casi l'eroina fa la sua comparsa come sostitutivo di altre droghe. La necessità fisica che essa genera nell'individuo è il legame più forte che lega il tossico dipendente allo spacciatore. Mancando lo spacciatore, il tossico dipendente si trova come un uomo senz'aria, e questo fatto è risaputo dagli spacciatori, che diventano così quasi padroni del loro cliente. Per un grammo di eroina, che è la dose che serve a dare una giornata di sollievo al tossico dipendente, servono circa 150.000 lire.
I tossicodipendenti in Italia sono, secondo una stima che è certamente per difetto, più di 300.000. Questo significa che nel nostro paese vengono spesi giornalmente 45 miliardi di lire per soddisfare le esigenze di questo esercito di tossicomani. In un anno la spesa è di 16.425 miliardi. Il guadagno su queste cifre è enorme. Un capitale di 1 milione rende nel giro di 24 ore 5 volte tanto. Di fronte a questi guadagni non c'è morale che tenga. Il tossicodipendente è una fonte inesauribile di denaro. I giovani, che sono schiavi dell'eroina, fanno di tutto per procurarsene. Il furto, la rapina, lo scippo sono i mezzi più semplici. Ma il passo successivo è quello di diventare piccoli spacciatori. È così che migliaia di giovani che sono entrati in un giro quasi per caso, per incoscienza, diventano criminali. Essere arrestati con l'eroina significa la prigione. E da lì la strada è segnata. Entrati a contatto con la malavita organizzata, non è più possibile uscire dalla spirale della droga. Gli stessi motivi che hanno indotto alla droga sono quelli che impediscono di uscirne. In Italia i morti per uso di sostanze stupefacenti sono aumentati in maniera vertiginosa. Bisognerebbe provare, ormai si sono provate tutte. La droga è uscita dal suo mondo ristretto e ha invaso le fabbriche, le scuole e tutti i luoghi dove i giovani si danno convegno. Nel 1977 i morti per droga sono stati 40. Nel 1979 erano già 126. Nel 1984 sono stati oltre 250. Abbiamo intervistato alcuni giovani tossicodipendenti che stanno tentando di uscire dalla droga. Le loro storie personali hanno in comune l'isolamento dal contesto sociale, ma soprattutto una grande solitudine. Una decina d'anni fa la droga aveva un suo ambiente limitato, era ristretta. Da 10 anni a questa parte invece la droga, di droga se ne parla ovunque, c'è dappertutto, dai ragazzini di 13 anni ai giovani di 25, è diventato un fenomeno di massa in pratica. È cresciuta la popolazione, sono cresciuti i problemi, i valori della vita, tutte queste cose. Per esempio adesso è difficile per un giovane anche trovare lavoro per via dei molti disoccupati, poi specialmente in borgata. Scusate, ma una denuncia degli spacciatori, io credo che sarebbe una cosa importante, perché se sparissero loro probabilmente ci sarebbe molta droga in meno in giro e quindi... Se lei non sa, il tossicodipendente, qualsiasi tossicodipendente, senza distinzione, da una scelta, è stato spacciatore anche. Qui senza spacciatore, dove va? Perché io adesso parlo perché non sto a Roda. Cosa pensi di fare nel tuo prossimo futuro? Non lo so. Ho molti progetti, però non lo so. Sinceramente non lo so, perché adesso come adesso... A parte che ho problemi con la giustizia, perché naturalmente da ex tossicodipendente procurarsi la roba non significa, non serve, non basta soltanto lavorare. E adesso mi sono disintossicato di una cosa e voglio essere disintossicato di un'altra. Quale altra? L'altra, e per adesso non voglio dire la società, però voglio dire la seconda disintossicazione mia personale, parlo per me. Per adesso, anche se posso parlare per tutti. Guarda quanti arresti. Se ognuno di questi ha avuto un processo, sono un sacco di soldi nelle casse dello Stato. Tolta la segregazione, dopo la roda, dopo passare la roda. Se vuoi che la società ti dia qualcosa? Anche una piccola cosa. Quando hai cominciato a drogarti? Nel 76. E per quali motivi? Era una merce in commercio come le altre. Come si fumano le sigarette, si fumava l'ICIS e si bucava l'eroina. Era diffusissima. Faceva parte del quartiere dove vivevo. È stata la storia comune a tutti quelli di quel quartiere ghetto, per cui penso che ognuno ha una storia, una testa particolare, però siamo finiti dentro tutti allo stesso modo. Quindi erano delle proposte e ci siamo caduti tutti. Non avevate altre proposte di vita? No, rubare, andare in galera, no, altre no. No. Cercare di arrangiarsi, no, proposte. No, nel ghetto non ce ne sono proposte diverse.
E la tua condizione di vita qual è stata in questi anni? Come hai vissuto per mantenere le tue necessità e per riuscire ad andare avanti? Ma restano, se lo dico. Ok. Senti, che cos'è che ti ha fatto decidere di entrare in una comunità e quindi di voler interrompere questo tipo di esperienza con l'eroina, presumo? Ma io avevo smesso di bucare il medicamento in comunità, autonomamente diciamo, perché non ne potevo più, lo sbattimento è una cosa atroce, tirare sui soldi sempre, tutti i giorni, per farsi tanti, è un bel casino, non è roba. Li vedevo che erano distrutti quelli che venivano da me, alcuni, erano proprio distrutti dalla fatica di dover sempre trovare soldi tutti i giorni, erano... A pezzi, veramente. È uno sbattimento duro. Poi c'è la gallera. È tutto quello che è la vita di un tossicomane, che si sa poi, no? Riccardo vive a Capodarco, nella comunità di Capodarco di Fermo da 10 mesi. Sentiamo un po' la sua storia. La sua storia... Come uno può iniziare a farsi le pere o andare sulla strada, da ragazzetti che si ha sempre qualcosa da contestare, dopo i problemi subito, cioè, non li sai perché... Sì, lo penso pure io. A me, sono stato fortunato che non mi è mai successo una cosa del genere. Mai. E poche volte che magari, le volte che sono stato arrestato, che rientravo senza niente, tutto il tempo di riorganizzarmi tutto, mi bastava chiedere il prestito, oppure comunque ero famoso, me la regalavo, me la tiravano proprio dietro, quindi fortunatamente non ho mai vissuto quelle pressioni lì, però posso immaginare, cacchio, veramente tutti i giorni devi far uscire dei soldi, devi fare quella cifra, li devi tirare fuori dal cappello magico, perché i soldi non si materializzano così dal niente, quindi tutti i giorni devi avere delle cazzo di idee. Mamma mia, no, quelli che venivano da me lavoravano, però ovviamente non ne avevano mai abbastanza, pigliavano almeno 100 euro al giorno a testa, quindi non avevano mai abbastanza, figurati. Ma perché ti va di farlo, perché lo fanno gli altri o perché è bello farlo, non so, fai quasi come per una moda, poi ti trovi, ma è l'inizio, poi ti trovi dentro e saltano fuori durante il percorso, mentre ti fai le pere saltano fuori i problemi, tu però, cioè, ti sta bene farti le pere, se continui a farti le pere, non li accantoni neanche, cioè ti passano dentro, non ci stai dentro i problemi, e niente, poi quando cominci a starci in mezzo alla roba, finisci in carcere, cominci a rubare, a spacciare, a fare di tutto, dopo cos'è? In fondo l'unica cosa che ti interessa è avere la roba, non ti interessa se ci sta qualcuno che gli puoi fare del male, che non gli puoi fare male, non ti interessa, l'unica è per te, egoismo puro, perché poi arrivi a un punto che ti accorgi che non c'è solo quello. Che cos'è che ti ha fatto capire che non c'era solo quello? Probabilmente stavo in carcere, cioè già era maturata prima di entrare in carcere, non so, un'idea di entrare in comunità, perché dopo essere passato in mezzo a tanti casini, cioè, sei stanco, perché hai tutti contro, e ora dici, provo a fare qualcosa anch'io per la società, se ci riesco, cioè, spero che come me ci siano tanti altri ragazzi che vogliono fare qualcosa, e dici l'unico mezzo è la comunità, fuori servizi ci stanno, ma comunità per me è stata una grossa delusione, è stata veramente una grossa delusione, tutte le volte che ho cercato di smettere di fare sta vita qua ho sempre trovato zero riscontro dall'altra parte, cioè, l'unica cosa è... zero riscontro. Poi magari nelle città funziona in modo diverso, ci
sono dei centri dove puoi andare, stare, tutto, ma qua dove abito io non c'è veramente un cazzo. Ti trovi da solo in casa tutto il giorno e sei evitato come la peste da tutti. Se veramente bisogno vai in comunità. Tu ti sei rivolto al servizio pubblico prima della comunità? No, non mi sono rivolto al servizio pubblico perché una volta che mi sono rivolto al servizio pubblico, la solita storia che dicono vieni da noi quando hai bisogno, la volta che ho avuto bisogno, che sono andato al servizio pubblico, che non so, dalle nostre parti è il NOD, Nucleo Operativo Tossicodipendenti, non mi sono trovato la porta sbattuta in faccia, comunque era chiusa. E allora niente, l'affidamento, la comunità, le conoscenze, l'amico che dice prova a scrivere a questa comunità. Io vorrei che si vada un po' oltre le comunità, perché le comunità sono un pezzo, serve a molte persone, ma c'è una grande parte delle persone a cui non serve la comunità. Le comunità sono diverse come impostazione, come metodo, tutte però sono tese. Era famoso ai tempi Don Ciotti, l'ho sentito nominare un bel po'. Tese più o meno a dare la possibilità alla persona di stoppare un attimo e di prendere coscienza delle proprie responsabilità e dovrebbe anche misurarsi con la realtà esterna. Le responsabilità della realtà esterna quanto incidono nelle scelte verso la droga? Beh, certamente c'è un intreccio di elementi, però c'è le responsabilità legate alla singola persona, alla sua fragilità, alla sua fatica. C'è un altro elemento che si sovrappone, che è l'offerta della sostanza, il mercato, che non è solo l'eroina, la cocaina, ma l'alcol, le sostanze barbiturici, eccetera. E un altro elemento è l'ambiente. Una persona strutturalmente fragile, Don Ciotti, non trova nel suo ambiente i riferimenti, gli stimoli, era nominato veramente tanto. Supporti, fa più fatica. Ambiente vuol dire punti di aggregazione, vuol dire sport, vuol dire scuola, vuol dire famiglia, vuol dire chiese, vuol dire associazioni. E un altro elemento che concorre sempre, molte volte, è anche la famiglia, che non ce la fa tenere un passo, con i suoi limiti e con i suoi pregi, evidentemente. Non intesa come colpevole, neanche come vittima, ma certamente anche la famiglia molte volte ha delle sue responsabilità. Quindi a fianco della responsabilità della persona che è in difficoltà, che sempre ha, no? Quando io faccio le cose che non vanno bene ho le mie responsabilità, non devo dimenticare anche responsabilità di agenti esterni. Detto questo, a questi elementi si aggiungono però le linee politiche, sociali, culturali, che non creano a volte le condizioni perché una persona possa crescere. Quali sono gli elementi fondamentali che emergono dalla nostra società che non bloccano il rivolgersi verso la droga? Oggi, subito, il consumismo, i modelli che ci circondano, che sono un modello che tu vai nella misura in cui hai delle cose, non tanto per quello che sei, una scuola carranca che fa ritardo, molti giovani che sono un po' ibernati, il patrimonio culturale dal mondo giovanile è un po' messo nel congelatore, non conti molto all'interno di questa realtà sociale. I giovani sono anche un'eccedenza produttiva, perché se non cambieranno le cose, nei prossimi anni avremo, da certi rapporti, almeno 6 milioni di giovani che varcheranno i 30-35 anni senza aver mai lavorato, il famoso rapporto Gorieri. Quindi ci sono delle condizioni sociali, ma anche una condizione culturale che arranca e fa fatica. E siccome la persona non vive per aria, ma vive in questo contesto, e ha questi riferimenti, ha questi stimoli, molte volte negativo, arranca, è più disorientata, eccetera. Un altro elemento che mi sembra molto importante è che noi viviamo in una società che non produce più etica, non produce valori. E allora, senza facili generalizzazioni, mi sembra che dobbiamo recuperare più un senso, un significato alle cose che si fanno. E i reali bisogni che i giovani chiedono, sia quelli che vivono problemi di fatica, ma i giovani in generale, sono i bisogni fondamentali: l'affettività, la comunicazione, il poter esprimere le proprie risorse, le proprie capacità, un dare un senso alla vita. Non sono aspetti banali, sono aspetti fondamentali. E quindi gli interventi, che siano sociali, che siano politici, che siano di vario ambito, devono tenere conto di reali bisogni dei giovani, non dimenticando poi che i bisogni che i giovani
che si fanno, manifestano, sono gli stessi, tali quali bisogno di altri giovani. L'enorme diffusione della droga e dei fenomeni criminali nel nostro paese non è frutto del caso. Negli ultimi anni la morale è estremamente degenerata. Valori quali la famiglia e il lavoro si sono ridotti a pure merci di scambio, a semplici rapporti economici. Oggi il lavoro ha perso la sua caratteristica di valore sociale, di momento creativo in cui l'uomo trova la sua realizzazione come individuo e come componente della società. Il lavoro è oggi ridotto al semplice rango della sopravvivenza. Da questa situazione molti trovano come unica via di uscita la droga. Essa viene vista come un momento eroico che nella vita reale ormai è negato. La droga e la delinquenza sono presenti in tutti gli strati sociali. In realtà il mito del denaro e la facile fuga dalla vita sono presenti ovunque e sono i giovani i primi a farne le spese. Per battere ed eliminare dal nostro paese la mafia e la camorra, per sottrarre migliaia di giovani alla morsa dell'eroina, bisogna eliminare in primo luogo le condizioni che hanno favorito il fiorire di queste vere e proprie piaghe. Necessita una svolta radicale ai rapporti umani e di lavoro. Le organizzazioni criminali sfruttano l'assenza dello Stato e le sue insufficienze per sostituirvisi e creare motivi di aggregazione intorno agli interessi criminali. La camorra, che a Napoli è giunta a fornire sussidi di disoccupazione, è un fenomeno inquietante e che rivela qual è il degrado della realtà campana. Altrove, anche se non con punte simili, la situazione è altrettanto grave. Il valore che deve trionfare è quello dell'uomo nei suoi valori positivi, della sua capacità di creare un benessere che non sia fittizio, ma che miri a migliorare la qualità della vita per tutti. Bisogna rompere l'omertà che ha fatto per anni il gioco dei mafiosi, che nel nord del paese si rivela nel problema droga. Si teme, si ha paura di parlare, di mettere in piazza il proprio dolore. Questo atteggiamento favorisce l'impunità degli spacciatori e non rende di pubblico dominio le informazioni che potrebbero salvare altre vite. La legge La Torre, le leggi antimafia di questi ultimi anni hanno dato vasti strumenti ai magistrati per inquisire i presunti mafiosi o criminali, ma essi devono essere usati. Se la mafia non se ne va, voi cosa fate? Ma credo che bisogna continuare la mobilitazione, credo anche che bisogna tentare di cambiare un po' a tutti i livelli, cominciando dal governo, arrivando fino al basso, cambiando la gente. Voi venite da Rovigo, mi sembra? No, da Modena. Da Modena. Quanti? C'è molta droga nella vostra zona? Sì, ce n'è molta. È una delle zone, forse in Italia, più dove ce n'è di più. Ecco, ed è un problema molto grande. Cosa si dovrebbe fare per eliminare questa piaga? Secondo me ci sono vari aspetti della questione. C'è da una parte la lotta al mercato nero dell'eroina, c'è un problema di solidarietà a quei giovani che sono tossicodipendenti e c'è un problema legato alla prevenzione e quindi un'educazione sui problemi della droga, ma anche tentare di affrontare e risolvere i problemi sociali. Sa che è finito. Si chiama Gianni Ascani, presidente delle NAIP. Ci sento un cazzo. Non si sente un cazzo. Alla droga. I partiti e le forze democratiche scendono in campo contro la mafia e la camorra. In Campania la mobilitazione è compatta e dovunque si manifesta contro la camorra. A Palermo un'immensa manifestazione nazionale lancia un monito alla mafia. In molte città italiane si manifesta contro la droga e contro le carenze dello Stato. Troviamo ad una manifestazione a Roma, dove per la prima volta si esce allo scoperto e si manifesta contro il cancro dell'eroina. La punta più drammatica che emerge dalla crisi profonda in cui si trova la nostra società. È proprio su questa crisi, pagata in primo luogo dai giovani, che fanno leva organizzazioni criminali come la Le bandiere rosse. E la camorra, che lanciano così un proprio attacco alle istituzioni democratiche. Queste affermazioni sono una doverosa premessa affinché si comprenda che per vincere il fenomeno della droga non basta lo sforzo degli addetti ai lavori, ma occorre una vera e propria mobilitazione di tutti i cittadini, delle forze politiche, sociali e culturali. Occorre una vera e propria ribellione popolare.
Cacchi, Peppino impastato. Ravenna. Neanche Ravenna quanto. Era la città veramente... Venivano dalle Marche per la bianca e la nera Ravenna. Adesso è rimasta la bianca. Perché hanno iniziato a fare un sacco di arresti per la nera. E tutti quelli che avevano la nera gli saltavano addosso. E dopo di anni è rimasta solo la bianca. Trovare la nera è complicato se non sai dove andare. Proprio perché... iniziato a fare un botto d'arresti per chi ce l'aveva e tutto, e si sono organizzati così. Però per 50 anni la gente si muoveva da tutto qua intorno per venire a Ravenna, dalle Marche, per venire a Ravenna, cazzo, allucinante. Adesso è diventata Ferrara, città della nera, e la bianca fa schifo. Io ho quanti giorni. Adesso la manifestazione non ci va più un cane.